Mi rubi l'amore, questa abbiamo detto che l'avete, l'hanno scritta questi due autori, le musiche anche le fate voi? Sì, dei pezzi nostri, facciamo musica e Proprio testo. cantautori, a Sì, tutti gli effetti. ci piace anche perché cantare le proprie canzoni è come un vestito fatto su misura, ti calza a pennello per forza. Sì, e poi io in modo ironico, anche un po' infantile, ogni volta che faccio un CD, chiaramente i nostri CD sono dischi popolari, dischi di folk, io lo dico sempre che è nato un altro figlio. Cioè, questo pensiero ben bandire è un altro figlio da portare avanti, da crescere. Comunque sia il disco, ecco, va promosso, va fatto conoscere, va avanti insieme a voi. Io l'ho definito figlio, una sorta di figlio che ti Infatti, nasce. quando ci chiedono quale canzone preferiamo delle nostre, è difficile perché è come chiedere a un padre quale figlio Quale figlio? preferisce, quale figlio preferisce. Quindi è veramente, sì, è così, è una cosa che Ma nasce e come hai che si sente detto propria. tu, Eraldo, soprattutto sui pezzi che uno scrive, pezzi Esatto, sì. propri. Ma poi ci sono anche quei pezzi, come quelli che abbiamo di collaborazione nel disco, che quando li canti e senti che riesci a farli tuoi nel tuo mondo, entrano nella sfera della tua musica proprio e Fanno quindi. parte di te. Sì, esatto, diventano proprio una parte dell'artista. Sì, è una cosa così. Bene, allora vogliamo sentire Mi rubi l'amore, canzone che sta andando benissimo. Avete venduto tante copie anche su iTunes, tanti stanno scaricando il vostro brano, tanti lo conoscono. Sta andando bene. Che dice la vostra produzione? È Sì, sta contenta? andando bene. Certo, adesso stiamo facendo attività di promozione del Vabbè, disco normale, e però già in poco tempo. inizieremo. Sì, sta andando bene, anche perché le radio comunque c'è un buon riscontro, ci passano, quindi ci sono i passaggi radio che sono importanti e tutta questa cosa adesso sta nascendo per il nostro percorso che sta iniziando, quindi adesso vediamo come andrà avanti e intanto ringraziamo sempre il pubblico che è quello che ci sostiene e ci porta sempre avanti, quindi grazie. Hai detto una bellissima cosa, ringraziamo il pubblico, bravo, bravo. Tu invece chi vuoi ringraziare? Io la stessa cosa che dice lui, insomma, la condivido, il pubblico è l'elemento essenziale, insomma, anche perché a Sanremo siamo stati più televotati dei giovani noi. Sì, questo. Questo ci fa molto piacere, insomma, siamo arrivati primi al televoto delle semifinali dei giovani e Che poi quindi. vedi, questa cosa di essere tra virgolette scartati oppure eliminati, forse scartati è un termine brutto, eliminati magari, va un po' a confermare che i veri vincitori sono quelli che poi vanno a casa Non è, alla fine, perché sono quelli insomma. più Beh, ascoltati, quelli che vendono più dischi. È successo ogni anno questo. con i Chi... Io Negramaro, con Vasco Rossi è successo così, speriamo che ve sia lo lo stesso auguro, anche ve per lo noi. auguro. Bene. Volete dire grazie a qualcuno in particolare, insomma, a monte, da quando avete cominciato? Sarebbe una lunga lista da fare, l'abbiamo messa nel CD dei ringraziamenti, abbiamo provato a Che mettere dopo tutti. andrò a leggere. Comunque, non so a chi, non saprei chi dire proprio. Ok. Tutti quelli dei ringraziamenti. Se trovate un disco nostro, leggete i ringraziamenti e No, se poi. trovate, comprate il disco nostro. Come fai promozione? Mo ti faccio vedere come Gianluca fa la promozione. Gianluca, diglielo quando facciamo la promozione dei nostri prodotti. Ah, i nostri prodotti? I Sì. teng da venne, pomodoro, cunigie, Oh, fie. I nostri prodotti? i I teng. nostri prodotti, Uvi, teng i ballette di fie secondo taglio, tutta fronna. i Per i cun... nostri discografici, Ah, il CD stava da il parlare. Ne CD. stava a sentire. No, perché l'ho richiamato che sono poco convincenti del. Comprete l'UCD? Quali fandelle? Chi stiamo sa, le fandelle piene, così, biegge Le giovane come fandelle artisti. in ascolano sarebbero le ragazze, Ragazze, le non ve li parete, ma sa, non ve li parete, è tutto attorno a voi. ragazzine. È Questo vero? nuovo Oh, astone. beh. C'è, fa piacere, però Fa piacere. c'è, qualche No, a ragazza parte c'è. che dopo Sanremo, Sì, quante anche fan su club. Facebook, sul fan Sì, club. ci seguono anche su internet molte persone, quindi questa è una cosa che conferma quello che dicevamo prima del pubblico. Quindi sì, ci seguono sia web sul nostro Facebook che su YouTube, ci sono i nostri video e anche le nostre pagine personali. Sì, sono in molti comunque che ci seguono. Tanti. Quindi, Peppe, devi essere più convincente. Dai, rifalla. Comprate. Se vi piace la nostra Beh, se vi musica, piace, acquistate ovviamente. il nostro EP B-Twins, e ci sono Eccolo qui, altri facciamolo pezzi. vedere. A noi ce l'ha regalato, grazie. Grazie mille. Lo ascoltiamo quando andiamo sul trattore, Gianluca, va Cine, ci metto, bene? tengo la cabina, che la radio a posto, uno Mettiamo. spettacolo. No, vabbè. Sì, Grazie perché. mille. Allora, quindi comprate il disco dei B-Twins, due bravissimi ragazzi, due belle persone, due grandi artisti. Adesso ci vado ad ascoltare Mi rubi l'amore, per favore. Va bene. Ok. Grazie, grazie. Mi rubi l'amore, mi lasci il tuo sapore e dopo te ne vai.
Il destino ci ha fatto incontrare, uno sguardo avvicinare, e già eravamo complici. Un messaggio, una prima parola, e l'anima che vola tra cielo e distese immense. Ma tu non riesci ancora a fare la tua scelta, non sai difenderti dai ritorni del passato. Mi rubi l'amore, mi lasci il tuo sapore, e dopo te ne vai. Ti prendi l'amore, io non ti so fermare, per quando bella che siamo vicini, sento il suono di due cuori che battono all'unisono. I tuoi occhi non sanno mentire, basta poco per capire quello che non puoi negare. Tu sei prigioniera del tuo orgoglio, comincio a credere che non vuoi stare meglio. Mi rubi l'amore, mi lasci il tuo sapore, e dopo te ne vai. Ti prendi l'amore, io non ti so fermare, per quanto bella sapore, e dopo te ne vai. Mi rubi l'amore, mi lasci il tuo sapore, e dopo te ne vai. Grazie ragazzi, grazie di cuore per essere venuti qui nella mia trasmissione, questo spazio dedicato ai B-Twins, questi due artisti tutti nostrani ascolani, siamo veramente fieri e orgogliosi di avere due cantanti come voi. Gianluca, vieni qui, che siamo in conclusione. Gianluca, chiedi scusa ai B-Twins per la tua... per la mia grezzezza. No, Gianluca. Ma cosa che mi era venuta in mente la canzone quando stava... La canzone di B-Twins. Però vogliamo fare un'altra cover? Perché noi siamo stati a Rai 1 e abbiamo fatto la cover della canzone che è arrivata seconda l'anno scorso a Sanremo. Mo non ti permettere di rovinare anche la loro. Ma uno quando sta a mezzo di terra, non si può fare tipo... Ma aspetta, glielo permettete di storpiare il vostro brano? Mi rubi il trattore, sto senza streppatore, e dopo te ne vai, io sappo sudato il bidende sei scugnato. Vabbè, scusate. Scusate. Signori, al pubblico chiedi scusa. Al pubblico chiedo scusa, mi rubi l'amore, no, un trattore. Mi rubi l'amore. Grazie di cuore ragazzi per essere venuti qui nella mia trasmissione. Salutiamo i nostri telespettatori. E noi concludiamo sempre dicendo viva la campagna, in questo caso viva la musica, viva la musica, viva la musica. Allora, ma a parte gli scherzi, questa mi rubi il trattore si può fare? Che dici tu? Dimmi, mi rubi il trattore, leggelo come faccio? Mi rubi il trattore, sto senza streppatore.